Benvenuti a tutti, vi chiederete cos'è questo tabellone. Questo tabellone è il tabellone A delle prime 32 squadre che si sono qualificate alla decima edizione preliminare europeo per club, perché il vero europeo per club usciranno poi le 32 squadre del tabellone A e tabellone B. Ho deciso di scegliere la Roma. Qui vi faccio vedere la partita del Feyenoord che con il sorteggio è andato a incontrare il Manchester United. Come funziona? Questo europeo per club, decima edizione, ha deciso di portarlo a 64 squadre e non più a 32, introducendo anche le migliori 4 del campionato, chiamiamolo così, del resto d'Europa, quindi dove c'è Olimpia, Cosa e Capatene, le squadre, ho preso le 16 più formate, quelle più realistiche. Come funzionerà? Funzionerà così. Sono due tabelloni da 32 squadre, io ho dovuto fare due sorteggi per il tabellone A e B, cioè stabilire con un numero dato a tutte e 64 le squadre divise nel tabellone A e divise nel tabellone B. Totale 32 squadre A, 32 squadre B. A sua volta cosa ho fatto? Per questo, per mischiarle ancora di più, sono dovuto andare a prendere dall'1 al 32 il tabellone A, dall'1 al 32 il tabellone B. Sorteggi. Quindi ogni squadra del tabellone A ha un numero appartenente dall'1 al 32, stesso discorso per il tabellone B. E sono usciti questi accoppiamenti qui. Quindi abbiamo Gallen, squadra svizzera contro Lipsia, Olympiakos Chelsea, Galatasaray Utrecht, Real Madrid Lokomotiv, Young Boys Leicester, Hoffenheim, Chaves, squadra portoghese, PSV Benfica, grande partita, Liverpool Rangers, Feyenoord, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Porto, Atalanta, Ibernian, Istanbul, Borussia Dortmund, CSKA, Genk, Besiktas, Borussia Mönchengladbach, Trabzonspor, Nizza e l'Inter. All'Inter è andata bene, è uscito lo Zenit. Adesso io non manovrerò il Feyenoord, sarà gestito totalmente dalla CPU e quindi ragazzi, andiamo in campo con Feyenoord Manchester United. Andiamo subito a farci 10 minuti in modalità campione. Questa è partita secca per tutti i preliminari. Non c'è ritorno. Quindi qui o si va all'europeo o non si va. Tutto stabilito da un vecchio campionato che ho preso io di questi di PES per la formazione delle 64 squadre prese poi da altri campionati in base alle classifiche a fine di ogni campionato e si sono state inserite in quel modo che vi ho spiegato prima. Quindi questo vedete preliminari edizione 10 Europeo per club. L'Europeo per club arriverà poi e sarà tutto 8 gironi da 4 squadre, andata e ritorno, eccetto la finale. Quindi ci siamo capiti, eh? Allora, avanzamento, andiamo a fare, vedete, impostazione partecipanti e diamo la modalità allenatore. Quindi io toccherò solo che andrò a mettere due cose, anzi tre. Le divise, chiaramente qui sarà tostissima, quindi vediamo un attimo se riusciamo a fargli delle divise che si possano riconoscere. Vediamo un po' come farli giocare qua. Direi che questa forse è la migliore, se non anche così, si evidenziano abbastanza, se no bianca gliela diamo, la nera, potremmo giocare anche così. Giochiamola così. Ok, lo stadio, chiaramente andremo a fare notte, estate casuale. Andiamo a mettere lo schema di gioco. Vedete quell'uno in basso a sinistra? Ogni squadra,
ogni squadra di club, ve lo torno a ripetere, sono andato quindi dal campionato belga arrivare al resto d'Europa, sono andato a modificare tutte queste voci qua. Ce l'hanno tutte modificate, tutte come ce l'ha il Feyenoord, tutte le squadre di club, tutte. Perché? Perché così la CPU riesce a gestire e cambiare anche schema durante la partita, perché sennò diventa che giocano. Se non modificate queste cose e fate un discorso di questo tipo, la CPU giocherà sempre con lo stesso schema. Quindi, detto questo, allora andiamo a mettere. Alla CPU ho già messo performa, quindi poi decide lei all'ultimo minuto se schierare un giocatore o l'altro, non c'è bisogno di andarlo a fare noi. Noi andiamo a mettere performa, quindi giocheremo con questa formazione qui. Io non prenderò il Feyenoord dall'Europeo per club, prenderò la Roma, sempre che ci riusciamo ad andare. Sorteggio che sarà ancora da fare per il tabellone B dove c'è la Roma, c'è la Juventus, eccetera. Sono 5 italiane che si sono qualificate nello scorso campionato, non Master League. Ok, direi che è tutto pronto. Andiamo per questa partita secca in casa del Feyenoord, Manchester United. Sono proprio curioso di vedere le squadre che passeranno. Alla fine di questa partita andremo a vedere le prime 16 di questo tabellone, poi ci sarà il tabellone B, le altre 16. E il sorteggio, ve lo dico già, sarà di nuovo libero per l'Europeo per club. Quindi siamo collegati adesso in questo momento con lo stadio Mineirao, che non è lo stadio del Feyenoord, ci assomiglia ma non è questo. Come potete vedere qui c'è ancora Cristiano Ronaldo. Che vabbè, l'abbiamo lasciato perché evidentemente nella patch quando l'hanno fatta era ancora nel Manchester United, quindi io ho solo a gennaio modificato trasferimenti di Serie A e Serie B per quello che PES mi faceva fare a livello di giocatori da spostare e che c'erano. Quindi tutto pronto, questo è il Feyenoord e godiamoci questa sfida. Non commenterò, farò qualche osservazione ogni tanto. Questo sarà il Manchester United, quindi Rashford, Sancho, c'era ancora Cristiano Ronaldo, vabbè, non ha importanza. E andiamo in campo e si parte, partita secca, calcio d'inizio con il Feyenoord che manovra subito il pallone. Marco Lopez, pallone all'indietro, è dura, quindi vediamo. Attenzione, subito avanza sul Feyenoord, subito questo traversone, Wilmar, manca il pallone, incredibile. Casemiro, Rashford, Sancho. Pallone Cristiano Ronaldo, l'appoggio verso Rashford. Un Manchester United gioca molto bene come possesso palla, quindi attenzione perché molto veloce il gioco, parte questo tiro, mamma mia, subito deviato. Come potete vedere il pallone è quello degli anni 80, quello con le pezze. Ho voluto mettere questo per rendere, è un po' più pesante, quindi anche difficile abbastanza da controllare. Intanto c'è un calcio di punizione per fuorigioco per il Feyenoord, vediamo come lo imposterà. Errore qui, mamma mia, che errore, errore grave, quindi si riparte con una rimessa con Shaw. Ronaldo marcato bene fino adesso. Pedersen, nazionale Pedersen, se non sbaglio Svezia o Danimarca, non mi ricordo. Ma molto aggressivo il Manchester United, molto aggressivo. Vediamo come andrà a finire questa partita. Vedete, io non tocco niente, ho le mani conserte verso il petto, quindi Feyenoord che ha paura chiaramente. Manchester United, l'UTD come piace chiamarlo i tifosi dei Red Devils. Attenzione a Ronaldo che adesso appoggiano indietro, qui c'è pericolo, il tiro e c'è il gol.
Che papera il portiere del Feno. Mamma mia, era Sancho, mette a segno. L'1-0, guardate. Che paperona che è andato a fare. Poteva prenderla questa, eh? È stato sorpreso forse, quindi, ma c'è da aspettarselo che vada avanti all'Europeo, vada al Manchester United, è anche da capire, molto più forte chiaramente. 15esimo, già un gol, 1-0. Io non manovro niente, deve fare tutto la CPU. Palla in mezzo, niente da fare. Adesso è Lopez che manovra. Proveranno ad andare al cross, vediamo. Boh, non male, non male, però se era a rientrare sarebbe stato molto più pericoloso secondo me. Chiama tutti su, De Gea. Gran portiere. Sembra non crederci tanto il Feyenoord. Fa questo possesso palla che è sterile, perché se non vai dentro l'area non concludi nulla, eh. E qui è una buona azione, attenzione, gran finta, il tiro, mamma mia, vicino al pareggio con Danilo. Grande azione qua del Feyenoord, è andato vicino al pareggio. Calcio d'angolo, gran parata di De Gea comunque. Pallone in mezzo, attenzione, colpo di testa! Sorpresa! Shove e Compagnon e Szymański mette a segno l'1-1, braccia conserte e dice: e adesso cosa abbiamo da fare? La vera esplosione nella curva del Feno. 1-1, gran gol, andiamo a rivederlo, veramente bello. Guardate come è arrivato, si è buttato come un alce ferito al tempo di Pasqua e si va di nuovo in campo 1-1, ragazzi. Io penso che tante squadre, anche appartenenti all'Albo d'Oro, andranno fuori. Manchester United, che tanto che manovrano, tanto non faccio nessun commento perché non ho proprio voglia, non è periodo. E attenzione però, qui che arrivano di nuovo su. Vado subito a prendervi l'Albo d'Oro. Attenzione, intanto Diego Dalot, bravi a leggervi intanto che vi gustate questa partita. L'Albo d'Oro, il Manchester United non l'ha mai vinto, nelle 9 edizioni l'hanno vinto Napoli, Juventus, Torino, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund e Manchester City. Arrivo subito. Devo andare un attimino in macchina da mia sorella, ragazzi. Intanto qua c'è il 2-1, gran gol, c'era da aspettarselo, che Cristiano Ronaldo ormai finito, infatti è andato in Arabia Saudita a giocare. 2-1 Manchester, dai, arrivo subito ragazzi.
taglio. Eccomi qua, e che partita ragazzi, sono andato via un attimino e 2-2, grande Feyenoord che tiene testa una corazzata con il Manchester United, eh. Attenzione, wow. Mamma mia che rovesciata, bellissima, chiaramente con la Roma ragazzi giocherò, eh. Ho mai preso la Roma su PES, voglio provare, vedere se riesco a vincerlo con lei. Ok. Vuole Mark. Vabbè, andiamo per il secondo tempo, dai. Io, a livello mio personale, se vi devo dire la verità, sono... No, scusate. Andiamo. Vediamo se cambia qualcosa nelle bacchette sotto, destra e sinistra. No, giocano se ancora così, tutti in avanti, tutti in attacco. Partita apertissima. Allora, andiamo a vedere un attimino l'albo d'oro, se lo trovo. Eccolo qua. Allora, io vi dico una cosa. Io che non vinco un'edizione... è dalla terza edizione che non la vinco. Avevo preso il Torino e l'avevo vinta, e ne ho vinte 2 su 10, su 9, Napoli la prima e Torino la terza. E vabbè, vedremo, vedremo. Ok, chiaramente qui Manchester United che si fa sempre sotto, attenzione perché sono pericolosissimi. Prossima partita presumo che arriverà domani, perché io sono in permesso 3 giorni lavorativi, perché purtroppo è venuto a mancare mio cognato. Attenzione a questo gran tiro, mamma mia che legnata, che legnata. E ripartiamo da qua, tanto ve la godete, faccio 2 chiacchiere, sembro un deficiente perché parlo da solo, ma chi se ne frega, eh? Chi se ne frega. 2-2, mi sa che questa partita si deciderà o supplementare o rigori. Siamo già al 60esimo, quindi direi tanta roba, tanta roba. Si fanno sotto. Vediamo se la CPU deciderà di cambiare. Io non tocco assolutamente nulla perché non ho deciso di prendere Feyenoord, quindi questo è solo perché sono obbligato a mettere una squadra su 2 tabelloni, quindi attenzione. C'è un gol, ma non ci credo, ma che azione ha fatto Feyenoord. Cocu, ma grandissimo, 1-2 lì davanti all'area. Che partita ragazzi, mamma mia, bellissima, guardate che gol, 1-2 qua, freddissimo, stop di sinistro a girare, e gran tiro, e gran gol. Manchester United, attenzione, potrebbe esserci già una clamorosa squadra che non potrebbe arrivare negli 8 gironi della 10ª edizione dell'Europeo per club, ma ne faremo ancora finché ho voglia. Attenzione a questo lancio, cerca di chiuderlo al freno, ma che gol! Che partita ragazzi, veramente bella. 5 gol, tanta roba. Questo è calcio, questo è calcio. Ragazzi, io mi accendo una sigaretta, tanto voi gustatevi la partita. Attenzione, la palla in mezzo qua, eh. Ma sarebbe il colmo, il Manchester United eliminato ai preliminari, ma è incredibile. Eppure può succedere. Questo è il realismo assoluto, perché può succedere. In vista sto preparando un mega torneo con 280 squadre. Vedremo chi avrà la meglio con tutte le squadre di PES alla fine.
che non ha niente a che vedere né con Mondiale per club né con l'Europeo. L'Europeo è una cosa, quell'altro è un'altra cosa, perché partecipano quasi tutte, proprio quasi tutte europee, di club. Siamo quasi grande, bravissimo a liberare, fatto bene. E attenzione, c'è i primi cambi, vedete che cambia proprio. Ha messo Lindelof, mamma mia. Vabbè, ma è un centrale, mi sembra, non cambia nulla. Forse un po' più offensivo. Attenzione a questo cross, la palla indietro. Il tiro ribattuto. Fa muro. L'Olanda qui, perché questa è una sorta di Olanda-Inghilterra a livello di nazionali. Bello, come ha liberato bene, ma gioca bene questo Feyenoord. La potrebbe chiudere, la potrebbe chiudere e la chiude. Bruciato il Manchester United, non ci credo, non ci credo. Danilo, centravanti di questa squadra, ma che azione ancora una volta. Grande calcio, mamma mia, come, mamma mia, se l'ha aggiustata poi De Gea giustamente non esce, c'erano i difensori. 4-2, mamma mia, altro cambio, Bruno Fernandes. Voi pensate chi tengono in panchina per far giocare Van den Beek, ma dai, Bruno Fernandes che qualche mese fa l'ha regalato su quello schifo di football. Lindelof. Ah, io lo dico, non mi interessa. Attenzione, la palla in mezzo, parte il tiro ribattuto. Clamorosa eliminazione dello United da questo preliminare per aggiudicarsi un posto negli 8 gironi della decima edizione dell'Europeo per Club. Incredibile, incredibile, palla fuori, ma non importa. 4-2 questo Feyenoord. Secondo me farà. Vedete che cambia lui? Io non ho toccato niente. È così che bisogna fare. Mamma mia, che delirio. Palla fuori, incredibile eliminazione dello United. Roba da non credere. Roba da non credere. Eppure può capitare. Partita ormai chiusa, ma ha dominato il Feyenoord, ma che calcio, guardate come gioca sta squadra, e tutta la partita in avanti, vedete la stanghetta, l'ha messa la CPU così, eh. Attenzione qui però, potrebbe, ma troppi errori. Calcio di punizione. Calcio di punizione, fallo, e qui arriva Cristiano Ronaldo, potrebbe rimettere più o meno in corsa coi minuti di recupero per un eventuale pareggio. E c'è Casemiro, attenzione, parte questo tiro, non so che punizione sia. Lancio in mezzo, attenzione, respinge ancora 2 minuti di recupero e poi lo United dirà addio alla possibilità di andare a giocarsi la decima edizione e finisce così. Passa il Feyenoord all'Europeo, il Manchester United incredibilmente eliminato. Andiamo a vederci i risultati e poi ci salutiamo, ragazzi, vi do appuntamento alla partita con la Roma. Vi ripeto che devo ancora fare i sorteggi del tabellone B. Andiamo avanti e vediamo clamorose eliminazioni. Passano il Feyenoord che vince 4-2 con lo United, Shakhtar Donetsk batte il Porto, Porto a casa, l'Atalanta stende l'Hibernian, Atalanta passa al turno, il Borussia Dortmund vince a stento con l'Istanbul, CSKA 1-0 col Genk, Beşiktaş cade 4-0 in casa col Borussia Mönchengladbach, il Nizza a casa, passano i turchi, 3-1 l'Inter, quindi nel primo tabellone. Lato sinistro passano all'Europeo Feyenoord, Shakhtar, Atalanta, Borussia Dortmund, CSKA Mosca, Borussia Mönchengladbach, Trabzonspor e Inter. Andiamo a vederci le altre velocemente. Lipsia stende il Gallen 1-0, Chelsea che vince 2-0, Galatasaray vince 2-0 anche lui.
Real Madrid, non c'erano dubbi, 3-0 con Lokomotiv, Young Boys Leicester, incredibile eliminazione del Leicester, ma lo Young Boys è una squadra molto temibile. L'Hoffenheim 4-0 al Chaves, PSV che cade, saranno contenti Feyenoord e Ajax, cade il PSV ai tempi supplementari col Benfica 2-1 e Liverpool stende, seppur a fatica, una squadra modesta ma temibile come i Randers, 5-3. Quindi qui passano le altre otto squadre, scusate, Lipsia, Chelsea, Galatasaray, Real Madrid, Young Boys, Hoffenheim, PSV e Liverpool. Ragazzi, io per adesso è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla partita con la Roma. Ciao a tutti!